non hai mai invidiato il successo. Ma... Questo tipo di successo, perché tu hai un successo in un certo senso. La prima volta vedo mia moglie ferma lì a guardare il programma, ma è successo. Sì, 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 ma è successo qua, che tua moglie guarda me, è successo mo qua. Ma qui mai è successo lei si fermasse a vedere qualcuno, per esempio? Quindi vuol dire che hai successo presso un determinato tipo di... Esempio, mi ha telefonato Mara Venier per dire, ma perché non prendi Gran Agnello al tuo programma? E io dico, ma io non so neanche come fare a rintracciarlo Gran Agnello, perché non è... E dico, vabbè, dammi il numero, mi ha dato il numero e ti ho chiamato. No, perché anche lei mi voleva a Domenica Inn. Io ho detto, se mi dai lo spazio che dà Red Ronnie, io vengo. Se non me la, cioè, devo suonare dal vivo, non posso suonare a playback, capito? Non mi scucci. Perciò, no, dico... Perciò, e lei è stata carina, ti ha chiamato invece, eh? Sì. Ha già fatto una lettera a lei che di ringraziamento. Grazie Mara, veramente sei stata... La bella, cioè, bambina mi ha fatto piacere, veramente. Ma lei è una donna molto carina. Sì, sì, baci perugine gli manderò. No, lei è stupenda, è una persona che voglio bene veramente, perché in televisione appare così, insomma, fa il suo spettacolo, è divertente, insomma, sai chi piace e chi non piace. Però lei a livello privato è divertente, è una persona semplice, non si crea proprio problemi, questo è vero. Insomma, grazie. È lei che ti ha chiamato? Sì. Ma tu dove vivi? A Napoli, alla salita Trinità degli Spagnoli. Ho capito. Sta parlando del successo, è una cosa importante il successo. Il successo per quelli che nella vita veramente non sanno quello che devono fare, per loro è importante, perché... Così sì, capito? Fanno qualcosa, ma veramente il successo... Cioè, il successo è importante per chi non sa nella vita cosa fare. Esatto, sì. Come? Cioè, dimmi, di cosa? Se tu dici così, io sono d'accordo con te. Il successo è importante per chi non sa quello che vogliono, mi riescono in qualche cosa, per caso. No, no. Perciò ti mantieni bene, vai da... Il successo è importante quando te lo meriti, cioè il successo è importante quando tu hai costruito qualcosa che poi ti permette di mantenerlo, ma no, ma nemmeno, tu ne crea proprio i problemi per mantenerlo. Il successo deve essere una cosa, il successo è di saper fare qualcosa, basta, deve finire lì, capite cosa voglio dire? Non deve essere il successo, darci la salute, poi ti deve per forza far entrare in un ruolo per tutta la vita. Sanno un sacco di loro che sono costretti a portare avanti una maschera perché non riescono più a togliersela, cioè stanno male, cioè sono represi e stanno sempre lì che fanno finta di ridere, che stanno bene e devono fare le stesse mosse che facevano 30 anni prima, capito? E questo a me mi rattriste. Il vero successo è quando tu hai capito che cosa della vita sai fare. Il successo è quando tu arriva una lettera a casa e dice, guarda, io con te sto capendo delle cose, sto crescendo, dico meno male, perché meno male che tu me lo dici, perché se mi dici tu, bello rufrata, si dice, meno male che me lo dici perché mi dai la possibilità poi di andare avanti. Il successo è questo, quando una persona riesce a comunicare il sentimento che prova nei tuoi confronti, insomma, quello è un vero successo. Poi i successi così poi finiscono, non... Sanno pure i successi che cagano qua a gente, no? I successi che, di persone che poi alimentano negativamente la massa, cioè anziché di dargli un minimo di cultura, di cose positive, li espropriano, poi fanno rincoglioni a tutto quanto, cioè, capite? Pure quelli sono successi, ma quelli sono pericolosi. Perciò i successi bisogna stare attenti, bisogna vedere oltre le persone, capite? Non il successo della persona italiana televisiva, perché quello lì è a fine a se stesso. Ti dà il successo, però rimane lì come una cosa, ti realizza nel tuo paese. Cioè mi sembra un po', capito? Tua madre dice come canta bello figlio mio, vivono di queste cose, ma non vado molto in televisione, capito? Non è che... Perché?
anche se la delusione è importante, perché non, perché voglio manifestare sta calma a me, capito? Non posso avere l'ansia addosso per fare una cosa magari in playback. Poi a sua volta in playback fai una canzone che tu hai registrato in sala, no? E tu devi sapere che in sala si fa il disco, insomma, si fa il disco per farlo ascoltare, ma sembra un po' il materiale, no? Come fare un libro, insomma. Non, a me le sfumature che escono dal vivo non escono sui dischi, perciò io faccio i dischi, io non lo so nemmeno più se sono buoni, se sono una chiava, che si dice, insomma. Però, insomma, sicuramente non sono di facile ascolto. Però la soddisfazione di una mia canzone ha fatto vendere 300-400.000 copie di disco, no, a me, a Roberto Muro. Ecco a cazzo. Quale canzone era? Con me si chiamava, cantava lui e Mia Martini. Capite questa qua? Vuoi prima farla. Ma vuoi che fare? Faccio questa canzone? Volete sentire con me? Ma avete capito qual è? Avete capito qual è? Hanno capito. L'accenno la faccio. Cioè, ma facciamo prima farla che accennare. Allora la canto, va. Ok. No, io dovevo fare un altro pezzo. La fai lo stesso? Fai, ma lo fai fare? Io te ne faccio fare quante vuoi. Grazie, Red. E i facci? Enzo Granagnello con me. Scena con me, vuno mara tua, che la canta in macca. Vieni con me, e accomincia a capire, come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare, che c'è un fondo e paura, sta cercando e c'è un parà. Comincia a cantare insieme in nota all'aria da, senza guardare tu continua a volare mentre vieni ci porta là. A dove stanno le parole più belle e ti pigli per te imparare. Sta, e poi passa sto
Enzo Granagnello. No, no, è un produttore. No, no, così, insomma, siamo amici da tanti anni, mi ha fatto un po' incazzare negli ultimi anni. Non ha rispettato il fatto che eravamo amici. Prima eravamo amici all'inizio, no? Prima di firmare il contratto. Dopo, quando ha visto che Granagnello faceva sul serio, insomma, non eravamo, capito? Io ho detto, guarda, che io sto prendendo una strada molto, molto diversa. Che uno si evolve, cerca di andare avanti per altre strade, non voglio fare più la televisione, prima ne facevo, no? Insomma, promozionavo delle cose, sempre in cose, la tua, mi piaceva sempre Rock City Bar, tante altre, Costanza, sono stata 20 volte da Maurizio Costanza, insomma, ho fatto un sacco di cose, Domenica Inn, Kumara, però poi a un certo punto non ce l'ho fatta più, perché non ci sono gli spazi per esprimermi, quello che veramente voglio fare, questo voglio dire a lui, no? Chiaramente questo qui, dice che Agapa non è buono, insomma, mi dice che Agapa non mi aiuta, dice, bello, ma io non ci capito. Il tuo amico ti dice che la Agapa... Il mio amico di prima. L'ex amico. Ecco, ha detto guarda che Agapa mi aiuta perché io sto vivendo delle altre dimensioni artisticamente, sto andando avanti, faccio esperimenti più... che mi portano altre cose, più trascendentali, mi diverto, sto bene, non voglio guadagnare una lira, però sto bene. Cioè dico, ma perché mi rompono il salsiccio, no? La salsiccia, diciamo. Perché mi devi dare il tossico? Fammi fare la mia strada. Perciò, come abbiamo detto all'inizio, prendiamo i contratti e strappiamoli, no? Tu ma l'aveva detto lui a me, prima di questi problemi ci stanno, quando noi non andiamo più d'accordo strappiamo il contratto. Allora io vorrei dire, ma... che vogliamo fare? Devo fare. Io no, il cattivello non lo posso fare più perché dovevi venire molti anni prima. Così. Invece adesso sto in un'altra fase, non mi sento più violento. No? Prima poteva pure menare, no? Per esempio. Invece no, lui, hai capito? Sa che di questa mia spiritualità, di questo mio mondo interiore, che, e ne approfitta pure. Dice, guardando quella non è più violenta. Io, capite? La mentalità di questa gente, insomma. E niente, questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, che alla fine con gli avvocati, il casino, mi ha fatto un po' di ulcere allo stomaco. Non ha mantenuto i patti. I contratti chiaramente si fanno tutto a cazzare loro, capito? Mai per un artista, cioè mica guardano all'artista come essere umano, come artista innanzitutto, perché comunque l'artista è una persona sensibile che vive di piccole cose, però loro fanno la cazzimma, si dice a Napoli, usano questa... La furbizia è una cosa schifosa. Io i furbi, guarda, i furbi non li sopporto proprio. Perché i furbi non sono intelligenti, sono furbi, capito? Capito? L'intelligente è una cosa, la persona intelligente è una persona che ha capito come si vive. Un furbo no, non ha capito niente. E allora è questo che è. Non lo voglio mandare il messaggio perché a me il contratto è un contratto. Visto bene, la musica la continuo a fare, va. Mi devi credere, io sono venuto qua perché tu mi sei simpatico, mi piace questa trasmissione, mi dà la possibilità di suonare, di esprimere. Ho portato dei musicisti, amici miei, che stanno in sintonia con me, si divertono anche loro. Poi un cazzo che comanda, non è la paga la sera. Voglio dire, questa è una bella situazione, siamo qui felicissimi di stare qui, in questa pedana per fare un po' di musica. Guarda che questa è la prima volta che io... Dopo tanti anni che i miei scocci viaggiano con la macchina, vado sempre in aereo, faccio sempre un rimborso però. Invece siamo venuti col pulmino, col furgone, è venuto il complesso, hai capito? Un complesso, come si faceva? Col furgone siamo venuti qua, lì tranquillo, mi sono messo nel furgone proprio per venire da te, proprio a non vivere più queste, perché prima, devo dire la verità, la casa discografica, c'erano queste... mi davano la possibilità di viaggiare in aereo, mo non voglio sapere niente, mi devono far fare quello che dico io, se no andate, cioè non voglio fare, i dischi non li voglio fare, mi finanzi, tanto sono un po' conosciuto, vado a suonare, faccio i soldi, mi autoproduco, faccio i dischi e li vendo dove li devo vendere, capito? Ho fatto tante canzoni, mo poi la canzone è una cosa che sta lì, l'ho fatta, poi man mano uno comincia a capire che il canto non è più la canzone, ma il canto... deve essere evocativo, la canzone deve essere evocativa, io canto per evocare, io da già parlavo con qualcuno, si parla sempre che spermatozoo,
Cioè, mi rattrista perché poi non tutti stanno in sintonia con me. Io voglio parlare agli atomi, a tutto quello che mi circonda, capito? E chi mi capisce? Poi sono pure gli spermatozomi, capiscono, stanno insieme a me, capito? Anche io sono spermatozomi. Noi spermatozomi. Allora, Enzo.